Presidente, oggi ha aperto questa seconda giornata portando i saluti dell'Ordine dei Medici di Roma e anche rivolgendo un appello ai politici, insomma, perché sull'autismo ha detto abbiamo gli strumenti screening ma sono disattesi. Ecco, qual è la situazione? Insomma, che cosa si può fare? La situazione è questa, che noi, come io sono anche un pediatra di famiglia, quindi parlo anche per la categoria, abbiamo nelle nostre prestazioni extra lo screening per l'autismo con la chat di cui faceva riferimento poc'anzi l'onorevole Binetti, che però è inapplicata perché non è nell'elenco nazionale ma non è nell'elenco della nostra regione, della regione Lazio, per cui in realtà noi non facciamo lo screening, per cui bisognerebbe andare in regione e fare una piccola modifica al nostro piano regionale per inserire questo aspetto, che è estremamente importante, perché noi, come dicevo, siamo il front office nei confronti della famiglia e del bambino, quindi credo sia estremamente importante. Sulla relazione vaccini autismo se ne sta parlando adesso, lei essendo un pediatra di famiglia che cosa dice? Beh, dico quello che ho sempre detto, che era falso, è falso ed è stato dimostrato, insomma. I pediatri devono vaccinare non solo materialmente, ma devono assolutamente consigliare il vaccino, soprattutto noi che facciamo parte del sistema sanitario nazionale. Cioè. Riscontra un calo? Il calo c'è per una serie di motivi, fondamentalmente perché è la società che è cambiata, le notizie che avvengono tramite internet hanno molto condizionato le famiglie in questo senso, quindi a maggior ragione noi ci dobbiamo impegnare maggiormente per far tornare a quei valori che devono essere superiori al 95% per avere una garanzia vera che sconfiggiamo la malattia. A lei. Prego. Qual è la posizione dell'Ordine dei Medici di Roma sul tema vaccini e autismo? Beh, la posizione è abbastanza netta ed è quella che è esattamente quella che oggi leggiamo su tutti i giornali, insomma, ma non solo rispetto all'autismo ma rispetto a tutte le vaccinazioni. Noi siamo estremamente favorevoli e abbiamo attivato una commissione all'interno dell'Ordine, che è la Commissione Maternità e Infanzia, che io stesso coordino, che si occupa proprio di questo e che sta ideando tutta una campagna per portare a conoscenza delle famiglie e degli stessi medici la tematica delle vaccinazioni.